pensavamo fossero ricciole. Ah, non sono ricciole, sono del pollo, pensiamo di comune. Vabbè, come dice Luca, tonni, magari erano tonni, facevano ancora più spettacolo della bella vita. E li guardavamo, no? Magari. Codiccio. Buongiorno ragazzi, allora eccoci qui, vediamo una serie di video. Ovviamente questi sono stati realizzati tutti fuori dal parco della Maddalena, dove è consentito anche poter pescare la cernia. Da come potete vedere, in questo spacco ci troviamo a 18 metri, uno spacco che tra l'altro non conoscevo ancora e mi sa che può essere interessante anche per le prossime volte, poiché già ci ho trovato un'altra asta incagliata all'interno, un'asta vecchia tra l'altro, quindi mi sa che già c'è passato qualcuno. Sarò arrivato io in ritardo, ma la cattura comunque è stata fatta. Quest'altro video ve lo voglio far vedere perché è molto interessante. Dopo essermi ventilato bene e tranquillizzato in superficie, effettuo subito la capovolta. Qui ci troviamo su un fondale che fa 29 metri e cade a 35. Questo punto è ottimo sia per i dentici che per le orate, e solitamente quando è il passaggio delle ricciole è facile trovarle. Ovviamente qui siamo, già ho fatto 3 tuffi su questo ciglio e siamo a chiusura di giornata. Precedentemente, quando ero sceso, avevo notato che c'erano delle cernie e infatti si può notare che una di loro è rimasta fuori dalla tana. Infatti cerco di portarla a tiro mentre mi guardo ancora intorno nella speranza che potesse arrivare qualche serranide, ma mi sa che oggi la giornata deve andare così. Vabbè, porto a tiro questa bella cernia, un tiro lungo e preciso, e risalgo in sicurezza. Purtroppo l'asta mi è rimasta incagliata sotto una roccia, così decido di aprire il mulinello per effettuare una risalita con più tranquillità. Ora rivediamo dove è andata a finire l'asta. Da come potete vedere si è arroccata bene, forse quasi l'aletta che è andata qui a bloccarsi sotto una roccia, e ora risaliamo con la cattura in braccio. Ovviamente questi tuffi vengono fatti in compagnia e mai andare da solo, ragazzi. Vi lascio un forte abbraccio da me e il mio compagno di pesca Luca. Alla prossima, ciao!